E ho il piacere oggi di dare il benvenuto a Francesco Pastore, che proprio pochissimi giorni fa, 2 giorni fa, è entrato a far parte della grande squadra di RSM SPA. E abbiamo colto subito l'occasione di questo talk per conoscerci meglio e per sentire i suoi progetti, i suoi programmi. Io lo introduco proprio brevissimamente. Francesco, come avrete letto anche dalla mail che ha inviato Rocco proprio 2 giorni fa, sarà basato, seppure il momento solo virtualmente, comunque nell'ufficio di Roma, e avrà l'obiettivo e la responsabilità di sviluppare i servizi di consulenza RSM sia a livello nazionale che internazionale. Infatti, la grande esperienza di Francesco, che è partita dalla revisione, si è poi sviluppata proprio nell'ambito della consulenza con progetti veramente molto, molto ampi, sia nell'ambito financial che anche con grandi istituzioni. Io non, diciamo, non mi trattengo oltre e quindi Francesco, presentati e raccontaci un pochino di te. Grazie. Allora, buonasera a tutti, mi fa piacere stare con voi. Vi dico due parole di me e poi vi parlo di un'idea progettuale che è quella, di Cassa Depositi e Prestiti, su cui RSM è diventata partner ufficiale, poi vi spieghiamo bene. Allora, io ho iniziato da povero auditor a Deloitte, quindi ho fatto tutte le sponde, di questo mondo. E poi ho avviato all'interno di Deloitte anche un'esperienza estera in Canada, perché in Canada c'è una scuola di eccellenza proprio sul risk management. E poi subito dopo, andando molto avanti, abbiamo strutturato la consulenza sempre sui financial services di Deloitte. E poi con l'uscita di Domenico Arcuri, che era all'epoca l'amministratore delegato di Deloitte Consulting, io l'ho un po' seguito andando a fare formalmente il sindaco di una delle società di Invitalia, che era Invitalia Attività Produttive, che era una delle principali società loro. E poi dopodiché ho fatto diverse cose. Diciamo così, andiamo avanti prima di parlare di Cassa Depositi e Prestiti. Nel contesto attuale che tutti stiamo vivendo, cioè che è il Covid, l'incertezza e tutto quello che volete, però durante il lockdown io, come tutti, abbiamo riflettuto e se io trovo molto importante riflettere sul futuro nostro, su dove siamo. Noi siamo in un'organizzazione importantissima dove bisogna far mente locale sulla mission, che molte volte noi ce la scordiamo o la diamo per scontata. Beh, la mission è una cosa importantissima. La mission, per esempio, della Ferrari è quella di costruire auto di eccellenza, ovviamente nel mondo, esportando l'eccellenza italiana nel mondo. Noi ragazzi abbiamo una mission altrettanto importante, che è quello di rendere servizi alle imprese di qualsiasi tipo. Servizi di audit, servizi di consulenza, servizi di professionali di tax. Però in questo momento io trovo che è una missione veramente importante quella di poter rendere alle imprese che hanno bisogno di una mano un servizio quanto più possibile, di eccellenza in questo momento. E qua si innesta bene il tema che è il tema di oggi, della chiacchierata di oggi, del progetto, di Cassa Depositi e Prestiti. Come sapete, Cassa Depositi e Prestiti è un'istituzione finanziaria che esiste da fine 800 in Italia ed è sostanzialmente una vera e propria agenzia finanziaria. Loro hanno dei prodotti che vanno dai bond alla parte capitale, alla parte contributi, quindi è un'istituzione molto, molto ampia, che ha avviato questo progetto che si chiama Acceleratore d'impresa.
Noi in RSM siamo entrati a far parte dei partner, diciamo così, ufficiali di Cassa Depositi e Prestiti, tant'è che il brand di RSM è ufficialmente nel sito di Cassa Depositi e Prestiti. Quindi noi partecipiamo al programma di Cassa Depositi, che in breve vuol dire questo. La Cassa Depositi dice alle imprese: guarda, io ti posso venire incontro, ti posso dare delle facilitazioni finanziarie, ti posso aiutare, a patto che tu sostanzialmente ti adegui dal punto di vista della presentazione dei bilanci, quindi dei bilanci certificati, dal punto di vista della documentazione di business, quindi tipicamente i business plan devono, come dire, rispettare determinati criteri ed essere magari firmati da un consulente che lo vede in maniera, come dire, esterna rispetto all'imprenditore. E questo è molto positivo. Quindi io trovo che sia un bel progetto, tra l'altro multidisciplinare, perché coinvolge tutte le function di una società come la nostra. Quindi dall'audit, dal tax and legal e ovviamente anche alla consulenza. Vedremo poi in dettaglio, poi dirò a Lia di far partire delle slide. Prima ci sarà un filmato pubblicitario, perché c'è stata una conferenza di lancio proprio del progetto, che è questo che vi dico, acceleratore d'impresa, e poi vedremo delle slide, diciamo così, di dettaglio di che cosa significa questo progetto. Sono slide, sono 6-7 slide, quindi molto molto breve. Queste sono le slide del programma, che come vedete si chiama Acceleratore per le imprese, ed è un programma, diciamo, abbastanza, diciamo, personalizzato e flessibile, che serve per accelerare il percorso di crescita delle imprese. È rivolto alle imprese che si trovano in una fascia di fatturato tra i 25 e i 250 milioni di euro, quindi sostanzialmente prende tutte le nostre PMI, ed offre servizi sostanzialmente di consulenza di società come la nostra, società internazionali, ed è un programma che vuole assolutamente far crescere le imprese in maniera virtuosa, ma questa crescita è finalizzata a supportare le imprese dal punto di vista finanziario, visto che oggi c'è bisogno di questo. Come vedete nella parte destra, diciamo, della slide, esistono quattro pillar principali del programma, che sono la consulenza strategica, la selezione e la formazione manageriale, tutta la parte digital, quindi la digital transformation, e la parte ovviamente tax and legal. Questi sono i quattro pillar principali. Non vedete l'audit, ma l'audit poi c'è, perché nei documenti di dettaglio esiste evidentemente anche la parte audit. Andiamo avanti. Perché le aziende partecipano al programma? Primo, perché viene fatto, poi lo vedremo meglio anche dopo, viene fatto un assessment abbastanza rapido e personalizzato per le imprese, che viene fatto direttamente dai tecnici, diciamo, di Cassa Depositi e Prestiti. E secondo, perché hanno accesso, le aziende che alzano la mano e dichiarano di voler partecipare al programma, evidentemente hanno accesso a delle condizioni importanti, esclusive, per quanto riguarda tutti i servizi che vengono messi a disposizione delle imprese. Perché poi entrare nel network CDP?
perché tu così sei sempre aggiornato sulle nuove opportunità, su tutto quello che accade, quindi c'è un tema informativo molto importante per chi diventa partner dal punto di vista aziendale di Cassa Depositi e vai in un circuito informativo che hanno curato, devo dire, molto, molto bene. Fai parte, ultima cosa, di una community, diciamo, aziendale, di aziende ad alto potenziale di crescita. E quindi ci sarà poi una sorta di certificazione da parte del progetto, che è questo dell'acceleratore d'impresa. La modalità, il come funziona, è molto semplice, come vedete qua, ma poi va approfondito in alcune verticali. Allora, la prima parte, come vedete, è l'application, cioè sì, l'azienda che vuole accedere al programma va semplicemente sul sito di Cassa Depositi e Prestiti e compila un form inserendo i dati e le caratteristiche dell'azienda. Cassa Depositi riceve il form e valuta la richiesta e ovviamente anche l'idoneità della partecipazione al programma dell'azienda. Segue poi una fase successiva di assessment, dove c'è assegnato un gestore, perché là dal punto di vista organizzativo si sono attrezzati che dove esiste un'impresa che c'è la domanda hanno diversificato per gestori, quindi ci sarà un gestore dedicato che inizierà a contattare le imprese che hanno alzato la mano, quindi sostanzialmente si sono registrate sul form di Cassa Depositi e Prestiti per cercare di fare da filtro. Quindi la fase 2 è un po' da filtro, quindi Cassa Depositi parla con le imprese e cerca di capire alla fine, diciamo, di questo processo di assessment quali siano gli interventi prioritari che servono alle aziende. E qua ovviamente poi c'è il terzo passaggio, che è quello definito, diciamo, dell'accelerazione, nel senso che una volta che sono state definite le aree, allora a questo punto si va avanti nel percorso e quindi qua si decide chi è che segue sostanzialmente l'impresa per i needs, per le esigenze che sono state manifestate nella fase 2, che è quella di assessment. Adesso, diciamo, informativa così di redazione, stiamo cercando di capire meglio i vari passaggi attraverso i colloqui proprio Cassa Depositi e Prestiti. Questo è una parte, diciamo così, del catalogo, quindi c'è il drill down sostanzialmente dei servizi, dove si va, come vedete, dalla consulenza strategica fino al tax and legal, e nell'ambito, per dire, della consulenza strategica esiste un ampio spettro, diciamo, di servizi che vanno dalla redazione del business plan, quindi del piano strategico, quindi fino alle strategie di sviluppo e di diversificazione, per esempio anche sui mercati esteri, cosa che è richiesta molto in questo momento di incertezza da parte delle imprese. Molte imprese chiedono di diversificare, banalmente anche, come sapete meglio di me, di esportare, diciamo, anche i propri prodotti in altri paesi, e quindi questo catalogo di servizi, devo dire che è abbastanza ampio e, come vedete dal catalogo di servizi, coinvolge un insieme di function. Qua vedete che c'è la parte consulenza, c'è la parte audit, c'è la parte tax and legal e ovviamente molto importante, perché viene data un'importanza estrema al processo, al passaggio di trasformazione digitale, che viene rimarcato sempre più volte dal programma, questo acceleratore di imprese. Ecco, queste sono, diciamo così, come dire, le notizie principali che abbiamo sul programma Acceleratore di Imprese. Io ho chiesto a Cassa Depositi, che ne parlavamo di questa cosa, che ovviamente non per chiedere autorizzazione, ma semplicemente per dire che lo stiamo pubblicizzando all'interno nostro. E come dicevo prima, il gruppo di lavoro ci siamo dati un pochettino il chi fa che cosa e ci siamo dati anche delle scadenze che poi invieremo, pubblicizzeremo a tutti quelli interessati che ci possono dare una mano, perché io ritengo che questo sia diciamo, un bel programma che evidentemente da un lato aiuta le imprese, però dall'altro ci dà una bella visibilità, potendo pubblicizzare sulle nostre aziende clienti e non clienti. Attenzione, anche uno può avere un target di clientela, e anche sul target si può pubblicizzare il fatto che RSM è partner ufficialmente di Cassa Depositi e Prestiti.
e quindi pubblicizzare tutto quello che noi possiamo fare in termini di affiancamento dell'impresa nella presentazione di quell'impresa a Cassa Depositi e Prestiti, evidentemente per una finalità che è la facilitazione di tipo finanziario.